Allora, buonasera a tutti, sono le ore 17 del 2 ottobre 2018, stiamo dando inizio al nostro webinar di Rientro a Scuola che abbiamo voluto intitolare Rientro a Scuola con i Twinning, cosa metto in cartella. Noi siamo il gruppo toscano di Twinning e questo webinar è parte del piano regionale di formazione Twinning, in collaborazione con Indire per la regione toscana. Quando parliamo di gruppo e twinning per la Toscana, parliamo di un gruppo di ambasciatori. Tre di questi ambasciatori sono qui questa sera con noi e sono Simone Bionda, Sabrina Jacoponi e Riccardo Ricceri. E sono, come dicevo, parte di un gruppo di ambasciatori che rappresentano i twinning sul territorio toscano. Ogni regione ha un gruppo di ambasciatori coordinati da un referente istituzionale che è un rappresentante dell'USR regionale e quindi delle singole regioni e un referente pedagogico. Per quello che riguarda la Toscana, il gruppo è molto, molto ampio. Ora, probabilmente essendo noi a livello nazionale sui training live, è possibile che abbiamo degli amici anche da altre regioni. Se così fosse, naturalmente sul sito etwinning.indire.it trovate tutte le indicazioni per trovare i vostri ambasciatori di zona, quindi i vostri referenti di zona ai quali potervi rivolgere. Qualora voleste organizzare formazione nei vostri istituti o semplicemente aveste voglia e bisogno di suggerimenti per muovervi nei twinning, per partecipare a progetti, per tutte le questioni che insomma, possano emergere quando entrate nella piattaforma eTwinning. Io sono Simona Bernabei e sono referente pedagogico per la Toscana. Questa sera mi trovo a introdurre questo webinar. Noi teniamo molto al webinar perché è una forma di condivisione veramente efficace, nonché utile e pratica e che ci consente anche così, di superare i confini regionali. Vorrei presentarvi quelli che saranno gli eventi che da qui alla fine dell'anno eTwinning, quindi da qui alla fine di novembre ci accompagneranno. Abbiamo questa sera il nostro webinar con Simone Bionda, Sabrina Jacoponi e Riccardo Ricceri. Tre ordini di scuole diverse, ci occuperemo di strumenti, di suggerimenti, parleremo di progetti e di esperienze, quindi sarà una buona occasione per mettere le mani in eTwinning in modo proprio molto concreto e molto vivo. Poi abbiamo altri due webinar, uno il 25 ottobre con Emma Pietrafesa, che è una ricercatrice dell'INPS e si occupa di uso consapevole della rete, si occupa di temi molto, molto, molto di rilievo e soprattutto molto, diciamo, all'ordine del giorno, l'utilizzo degli strumenti. Non solo della rete, ma degli strumenti digitali in relazione alla salute anche sull'ambiente di lavoro e non solo. Avremo poi un altro webinar il 12 di novembre, che è un webinar che precede l'evento conclusivo in presenza che avverrà a Grosseto. Per quello che riguarda gli eventi in presenza, abbiamo in previsione tre pomeriggi, uno a Pontedera il 16 di ottobre. Uno a Prato il 5 di novembre, dunque quello di Pontedera si svolgerà presso il Liceo Montale di Pontedera, quello di Prato si svolgerà presso il Liceo Copernico di appunto Prato, e invece l'evento conclusivo di cui vi parlavo si svolgerà presso il Liceo Rosmini di Grosseto, che è la scuola polo della regione Toscana, e questo evento verrà preceduto da un webinar. Diciamo propedeutico, perché questo è il terzo anno consecutivo che facciamo in questo modo e ci siamo resi conto che il webinar di avvio dell'evento in presenza è molto utile, soprattutto per chi muove i primi passi in eTwinning. Nel frattempo, ho visto che ci sono altri amici,
Alcuni di loro sono anche amici stranieri. So welcome everybody. I hope you understand a little bit of Italian. We will maybe give you some translations here and there, but the main language of the webinar is Italian. So hopefully, if you have any questions, you can write it in the chat, and I will try and help you. Quindi avremo la chat per porre domande, ma quando io lascerò la parola al primo collega del webinar, io metterò anche un link a un foglio su cui è utile che voi lasciate le vostre domande se fossero di natura didattica, in modo tale che poi alla fine avremo un question time per le domande. Allora, io vorrei subito silenziare il mio microfono, dare la parola a Sabrina Jacoponi, alla quale do il benvenuto, ovviamente. Sabrina, come ho detto, è una nostra ambasciatrice e vi parlerà della sua esperienza, per cui io do la parola a Sabrina e vi rimando al file, il cui link adesso fra poco metterò in chat, in modo tale che voi, se avete delle domande, potete relative ai contenuti di cui parlerà prima Sabrina, poi Riccardo e poi Simone, possiate scriverle lì in modo da darci l'occasione di rispondere. Allora, presto, buon ascolto e buon. Ok, allora buonasera a tutti e benvenuti in questo nostro webinar. Io ho preparato un piccolo file da potervi far vedere mentre spiego, comunque vi illustro delle cose sulle twinning e la scuola dell'infanzia. Ora avremo un pochino di tempo per caricare questo file. Ecco siamo quasi a metà e mi prendo appunto un pochino di tempo per dirvi dell'importanza della scuola dell'infanzia e di e-twinning. Perché spesso quando si parla di questo ordine di scuola sembra così lontano dalla possibilità di avere invece di progettare su e-twinning. E invece in realtà questo ordine di scuola a cui io tengo particolarmente e ho molta passione per questo, è particolarmente adatto, secondo me. Ecco che sta caricando il file e vediamo se riesco anche a farlo scorrere. Sono io, quindi sono un'insegnante della scuola dell'infanzia Alice Sturiale di Certaldo, che è un paese di provincia. E siamo ai margini tra Firenze e Siena, quindi della provincia con Siena. E questa descrizione appunto della nostra scuola è interessante perché la posizione geografica, a volte un po' decentrata, ci fa anche rimanere un po' ai bordi della scuola vera e proprio dell'ambiente scolastico. In realtà il progetto eTwinning, la piattaforma eTwinning, lavorare con eTwinning ci permette di aprirci al mondo. eTwinning e la scuola dell'infanzia? Sì, assolutamente sì. E questo perché appunto aprirsi al mondo, soprattutto per noi che siamo un paese di provincia, ma non solo. Questo ci carica anche di tanta energia, di sperimentare, di provare cose nuove, di confrontarci con le altre colleghe, non solo quindi in Italia ma anche all'estero. E poi la voglia di imparare. Altri stimoli, altri obiettivi sono lì,
li scoprirete da soli se inizierete a studiare la nostra piattaforma, a lavorare con eTwinning. Per chi invece ha già lavorato con eTwinning sa esattamente di che cosa parlo e delle grandi risorse che questo progetto o lavorare con questo progetto permette. Io non so quanti dei partecipanti sono neofiti e quanti invece abbiano già lavorato. Per i neofiti, diciamo che le idee, avere un'idea, trovare un partner, sono i primi passi all'interno di questo progetto. E chiaramente bisogna anche essere un pochino predisposti al cambiamento, perché lavorare con partner che non si conoscono, almeno inizialmente, ci stimola ad essere flessibili e pronti e aperti a quello che propongono i nostri amici stranieri, così come li chiamiamo noi a scuola. L'altra cosa importante per la scuola dell'infanzia in particolar modo è quello di progettare tenendo conto dell'età dei bambini, perché in realtà lavorare con le twinning a 3 anni o a 5 fa un bel cambiamento. E così vi illustro, intanto per iniziare, la mia scuola per spiegare meglio da dove parto e così poi vi illustrerò qualche breve progetto che ho realizzato a scuola mia. Noi appunto siamo una scuola di provincia, ma siamo anche una scuola molto grande, con 8 sezioni, con degli spazi abbastanza grandi, con dei saloni, con delle aule dove possiamo riunirci tutti insieme e con dei begli spazi anche esterni, dei giardini. In particolar modo io lavoro con altre classi della stessa fascia di età, in particolar modo 3. Questo mi permette, prima di tutto, di confrontarmi con le mie colleghe, altre insegnanti che lavorano con me e che insieme appunto progettiamo, abbiamo idee, ci stimoliamo a vicenda. Questo chiaramente crea anche a volte dei dissapori, ma questi dissapori, secondo me, sono sempre una ricchezza importante. Poi l'altra cosa è il numero dei bambini. Noi lavoriamo contemporaneamente con 80 bambini e questo è una risorsa, ma talvolta anche un momento di difficoltà, perché gestire tanti bambini così a volte è un po' difficile. Certo, per dei progetti molto ampi e molto ricchi, 6 insegnanti che collaborano insieme, sicuramente una risorsa importante, è un punto, un tesoro, che altrimenti non, questo tesoro è una risorsa che altrimenti non sarebbe per noi possibile, realizzare dei progetti così, ampi. L'altro aspetto importante è che finalmente, dopo anni, abbiamo una LIM. Addirittura 2 ora, una stabile dentro una stanza e un'altra portatile, e quindi abbiamo anche la connessione wifi. E questo ci permette chiaramente di lavorare non solo in asincrono, ma anche in sincrono attraverso la piattaforma Skype. Questo è uno dei quality level ottenuti durante questi anni. E adesso invece vi illustrerò tre brevemente, molto brevemente, tre diversi progetti che sono stati attivati negli anni passati. Uno è per i bambini di 3 anni, uno per i bambini di 4 anni, uno per i 5. Per i bambini di 3 anni, il progetto che vi illustro è intitolato Art Voice. Come vedete ci sono le bandiere italiana e greca perché io da diversi anni lavoro con una partner greca
e con la quale poi dopo anni di lavoro si crea anche un legame di amicizia. Questo credo che sia normale. In questo progetto noi avevamo bambini di 3 anni, ma la partner greca aveva bambini di 5 anni. E quindi dovevamo organizzare e strutturare questo progetto in modo che tutte e due le scuole potessero dare il meglio in questo lavoro. La prima step è stato che loro ci hanno inviato questo quadro e noi abbiamo dato appunto voce a questo quadro. I bambini di 3 anni contemporaneamente, nel senso in una discussione collettiva, hanno osservato questo quadro e hanno descritto tutti i particolari più minuti che noi a prima vista non avevamo neanche notato. In seguito a questo, poi i bambini hanno creato delle storie, hanno dato della spiegazione del perché di questi bambini, che cosa stavano facendo, che cosa è successo, del tempo atmosferico, della stagione dell'anno in cui siamo, che cosa fa quel bambino là dietro a quell'albero, che cosa fa quella mamma con quel bambino in braccio dentro la porta, dentro quella stanza. E così hanno creato delle storie che i bambini greci invece hanno illustrato. In questa slide vedete invece tutti i nostri bambini pronti per un concertino, perché una di queste storie che avevano inventato era che i bambini che stavano suonando gli strumenti in realtà stessero cantando una ninna nanna per il bambino in braccio alla donna. E quindi poi noi abbiamo anche realizzato una ninna nanna con strumenti a percussione. Successivamente siamo stati noi a inviare un quadro ai bambini greci, dopo chiaramente averci lavorato, averlo osservato, aver inventato anche qui storie, ma questa volta la storia, diciamo, più importante era quella dei bambini greci, i quali hanno inviato a noi questa storia. Noi qui abbiamo invece realizzato dei pannelli con varie tecniche, con vari strumenti grafici, e poi invece abbiamo realizzato con il corpo, e quindi abbiamo rappresentato con il corpo quello che i bambini greci avevano invece descritto a parole. E qui vedete le stelle, questo è il sorgere delle stelle e della luna, mentre l'altro era il movimento del mare, chiaramente. Queste sono altre realizzazioni, praticamente questo è il vestito della donna della zingara sdraiata. E qui invece è la rappresentazione in vari quadri della storia inviata dai bambini greci. Chiaramente anche nella rappresentazione con il corpo dovevamo tenere presente il gran numero dei bambini e questo ci ha fatto spezzare, diciamo così, la storia in vari quadri dove tutti potessero essere protagonisti. Il secondo progetto che vi illustro brevemente riguarda invece l'acqua. E anche questo ci ha visto partecipi con la scuola greca, e mentre l'altro progetto era un progetto riguardante l'arte, diciamo, e una comunicazione verbale iniziale, ma anche non verbale con vari strumenti, quindi grafici e corporei, qui invece abbiamo puntato l'attenzione su un obiettivo più scientifico e quindi abbiamo osservato l'acqua intorno a noi, ma soprattutto ci siamo concentrati su questa è la storia di Gocciolina, il ciclo dell'acqua, così, ma ci siamo concentrati soprattutto sugli esperimenti scientifici. Questo è un esperimento sulla capillarità dell'acqua che noi abbiamo fatto a scuola e che poi abbiamo inviato ai bambini greci e anche loro dovevano provare se questo esperimento funzionava. Così è stato perché queste stelle di carta messe nell'acqua praticamente si aprono grazie appunto alla
capacità dell'acqua di entrare nei pori della carta. E quindi per noi è stata proprio una magia. E, di rimando, i bambini greci ci hanno invece stimolato, ci hanno suggerito di fare un altro esperimento, di provare a vedere che cosa succedeva mettendo vari tipi di carta colorata all'interno dei barattoli. Un esperimento invece che non è riuscito a nessuna delle due scuole è partire da questa fase con tutti i colori distribuiti nell'acqua a ritornare all'acqua pulita. Abbiamo provato, abbiamo ipotizzato vari tentativi, vari modi di tornare indietro all'acqua pulita, ma non ci siamo riusciti purtroppo. Nessuna delle due scuole è riuscita a fare questo. Durante questo progetto, appunto, abbiamo anche suonato con l'acqua e questo è un momento durante questo concerto, che è avvenuto in piattaforma Skype, quindi con metodologia sincrona, e i bambini hanno messo l'acqua nelle bottiglie e abbiamo cercato di suonarle insieme o comunque di creare dei ritmi sonori. E questo è stato molto interessante perché chiaramente, specialmente per i bambini piccoli, ma anche per noi insegnanti, il momento dell'incontro sulla piattaforma Skype è sempre molto emozionante. Vedere fisicamente i bambini con i quali e le colleghe con i quali lavoriamo è certamente, un momento molto emozionante per tutti. Nonostante a volte ci siano dei problemi, diciamo di tecnologia, a volte la linea non è perfetta, a volte c'è un po' di confusione esterna, tuttavia il momento dello scambio, sulla piattaforma, dell'incontro sulla piattaforma Skype è davvero, interessante per tutti. Un altro momento di questo progetto è stato quello dei giochi con l'acqua, proposti dalle due scuole e eseguiti da tutte e due. Quindi, come vedete, entrambi questi progetti, ma anche il prossimo che vi illustrerò, sono progetti che non sono progetti che vanno diciamo ad affiancare una progettazione, una programmazione annuale a sé stante, ma sono la progettazione, il lavoro stesso che viene svolto all'interno di un'annualità. Perché il progetto eTwinning è appunto un progetto che occupa un intero anno, può occupare un intero anno scolastico, oppure una piccola fase di una progettazione, ma è, diciamo, non qualcosa in più, come a volte ce lo sentiamo ricordare da qualche collega, ma in realtà è la programmazione stessa. L'ultimo progetto invece che vi illustrerò per poi lasciare spazio agli altri relatori è il Traveling with the Wizard of Oz. Questo progetto è il progetto che abbiamo realizzato l'anno scorso con i bambini di 5 anni. È stato un progetto molto ampio e molto interessante sotto tutti i punti di vista. È ancora, mentre gli altri due hanno ottenuto il Quality Level, questo qui è ancora in corso di valutazione, quindi tifate per noi perché vediamo se riusciremo ad ottenere il quality level. Quindi questo progetto è un progetto che parte da una storia, ma in realtà non abbiamo ripercorso tutta la storia esattamente del Mago di Oz, ma soltanto abbiamo illustrato, letto semplici episodi e su questi poi siamo andati avanti formulando ipotesi, uscendo dal tracciato vero e proprio della storia tradizionale e creando noi stessi, con le due scuole insieme, dei lavori, molto molto interessanti.
Questo è uno dei personaggi, appunto, che abbiamo incontrato, lo Spaventapasseri, che sosteneva che non aveva cervello e su questo aspetto di questo personaggio ci abbiamo lavorato molto perché appunto l'importanza di rompere gli stereotipi, di non lasciarsi suggestionare solo dalle parole, ma di imparare a capire davvero che cos'è, che cosa abbiamo davanti, sono stati, diciamo, il cardine di questo progetto e quindi lo scambio con la scuola greca è stato determinante. Questo è uno di quei passaggi di scambio reale. Abbiamo incontrato appunto il personaggio protagonista che era Dorothy e entrambe le scuole hanno fatto delle ipotesi su dove andrà Dorothy. Tra le ipotesi che i bambini della mia scuola hanno detto, hanno formulato, la scuola greca ci ha poi creato una storia e questa storia è stata rimandata a noi e noi abbiamo illustrato questa storia. Quindi è sì il viaggio di Dorothy all'interno, alla ricerca del mago di Oz, ma in realtà è un viaggio nostro personale, nostro dei nostri bambini. E il mago di Oz è stato in realtà soltanto un escamotage per dare il via libera alla creatività di entrambe le scuole. Qui siamo di nuovo davanti alla Lim, qui si cantava le canzoni, i bambini greci ci hanno suggerito un ritmo del cuore dello spaventa dell'omino di latta. Questo ritmo è stato riproposto ai bambini italiani e comunicare soltanto con la musica e con il ritmo, tutti questi bambini davanti che comunicavano attraverso il ritmo è stato davvero emozionante per tutti. Quindi di nuovo attività in sincrono e in asincrono che arricchiscono certamente il progetto stesso. Un altro momento di questo progetto è stato quello dei giochi cooperativi. I bambini greci ci hanno suggerito di costruire il castello di Oz e così noi qui stiamo costruendo il castello di Oz, del mago di Oz, attraverso i giochi cooperativi, che sono una metodologia di gioco veramente molto interessante. Che ha delle ottime potenzialità per il coinvolgimento di tutti i bambini. Che ricordo per magari qualcuno che ne ha sentito parlare solo di sfuggita, che sono giochi dove si gioca per il piacere di giocare e dove ogni componente del gruppo porta il suo ruolo. Ha un ruolo affinché il gioco abbia un successo. Quindi non ci sono perdenti o vincenti, ci sono bambini che giocano e basta. E questo per il piacere di giocare, e questo davvero è interessante. Un altro momento di questo progetto è stato quello del coding. Chiaramente all'interno di un viaggio, di un percorso che abbiamo fatto con i personaggi incontrati, con i personaggi inventati per arrivare al castello di Oz, non potevamo non cogliere l'occasione per utilizzare il coding. La nostra scuola ha delle BBOT e delle BlueBOT e quindi dopo aver lavorato e aver fatto prendere un po' di dimestichezza ai bambini con questo strumento, i bambini greci hanno inviato a noi un percorso da seguire per raggiungere un fiore di smeraldo.
E così abbiamo lavorato, abbiamo organizzato più giornate su questo lavoro e abbiamo diviso i bambini, in questo caso, in piccoli gruppi di tre, dove e tutti insieme dovevamo vedere, insomma, abbiamo programmato le Vivot, i bambini hanno programmato le Vivot, le Bluebot, secondo il percorso inviato dai bambini greci, per arrivare al fiore di smeraldo. E anche noi, poi italiani, abbiamo inviato ai bambini greci un nostro percorso per arrivare a un fiore che noi, insomma, che avevamo stabilito noi. E questo è stato certamente un momento molto entusiasmante. Un'ultima fase, diciamo, del progetto. Quindi qui siamo già a maggio, quando i bambini di 5 anni, alcuni hanno già 6 anni, e quindi la capacità di ipotizzare, di fare delle richieste anche su che cosa desidereresti, cosa chiederesti al mago di Oz se tu fossi davanti a lui, si fanno anche più reali, più i bambini sono, diciamo, hanno una maggiore abilità nel creare queste ipotesi o nel formulare queste domande. E così è stato sia da parte dei bambini italiani che da bambini greci, e in questo caso i bambini greci hanno scelto alcune di queste idee dei bambini italiani, di queste richieste che i bambini avrebbero fatto a Mago di Oz, e le hanno illustrate. Una di queste è essere una rockstar. E con questo io concludo la mia breve presentazione, sperando di incontrarvi il 16 di ottobre al seminario in presenza a Pontedera, dove parleremo ancora di e-twinning e scuola dell'infanzia, e dove, vi anticipo, sarà presente anche una studentessa dell'università che sta preparando la tesi proprio su i nostri progetti e-twinning alla scuola dell'infanzia. E quindi mi farebbe piacere avervi lì presenti con noi. Grazie dell'ascolto e buon anno scolastico con e-twinning. Per qualsiasi domanda, appunto, potete anche contattarmi per email, troverete tutti i miei reperti sulla piattaforma, o domande invece più specifiche alla presentazione di oggi pomeriggio sul link che credo abbia digitato Simona. Arrivederci a tutti e buon proseguimento. Simona, non so se adesso fai una piccola intermezzo, oppure lascio la parola direttamente a Riccardo. Ok, allora intanto vorrei ringraziarti, spero che mi sentiate perché no, se non mi sentivate era perché avevo le cuffie che mi erano andate in tilt, ma credo che voi mi sentiate. Grande entusiasmo e ti ringrazio di questo intervento perché veramente sei la prova vivente del fatto che e-twinning si deve fare nelle scuole di ogni ordine e grado, e soprattutto credo che con i bambini si possano fare delle cose davvero fantastiche e coinvolgenti per noi adulti anche, no? Quindi per noi insegnanti. Ovviamente, come vi dicevo, abbiamo
questo file di cui io via via vi sto lasciando il link in chat. Se avete domande anche rispetto all'esperienza di Sabrina, così come delle esperienze di cui parlerà Riccardo e di cui poi parlerà Simone, vi invitiamo a lasciare le vostre domande perché poi alla fine o magari in seguito possiamo rispondervi con calma. Gli spunti erano moltissimi, io lascerei la parola a Riccardo Riccieri, che parlerà della propria esperienza, e quindi a te la parola, Riccardo, e apri il microfono e vai. Buonasera, non so se mi sentite. Sì, Riccardo, scusami, ti sentiamo benissimo. Ti chiederei la cortesia magari di usare soprattutto di usare l'audio, magari dopo un breve saluto video, perché purtroppo il video Sto porta via cercando. tantissima banda, quindi rallenta moltissimo il collegamento. Ok, allora condivido subito il documento. Benissimo. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per esservi iscritti a questo webinar. E intanto, mentre carico la presentazione, vi introduco un po' quella che è stata un po' la mia esperienza e vorrei trasmettervi un po' anche del mio entusiasmo che mi ha accompagnato in questi anni di collaborazione sui twinning. Non so se riuscite a visualizzare il documento, no, ci vuole forse ancora un po'. Allora, forse riprovo. Allora, abbiate pazienza, un minuto, proviamo ecco, proviamo con questo. Ecco, sta caricando. Allora, intanto vi introduco un pochino chi sono. Allora, io sono un insegnante di scuola primaria e ringrazio innanzitutto Simona per la bellissima introduzione completa e Sabrina perché la sua bellissima presentazione mi introduce anche ad un discorso di continuità. Ora, mentre parlava Sabrina, mi veniva in mente qualche domanda. Buonasera Roberta, buonasera a tutti i partecipanti. Scusate se non vi ho risposto, Roberta, Donica, Antonietta e a tutti i partecipanti. Volevo introdurvi appunto questo, volevo dirvi appunto questa cosa riguardo alla continuità che mi è venuta in mente mentre parlava Sabrina, perché tempo fa ho fatto parte anche diciamo di progetti interni alla scuola, non progetti twinning, che si occupavano proprio della continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. E una domanda che potrebbe sorgere anche spontanea potrebbe essere questa. È possibile fondare, diciamo, pensare ad un progetto di twinning che coinvolga appunto i due ordini di scuole in continuità? E la risposta è certo che è positiva e affermativa e sarebbe anche una bellissima idea creare anche un progetto di twinning appunto in continuità, un progetto di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. Allora, io adesso passo a presentare alcune slide che ho preparato appunto per descrivere meglio. Penso che riuscite a vedere le slide. Ok. Allora, io sono docente di filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, però attualmente insegno nella scuola primaria e ho avuto un'esperienza variegata e non specifica della scuola primaria, come potete vedere. La filosofia e la musica sono le mie passioni più grandi e da quando faccio parte di Twinning, cioè dal 2007, mi sono appassionato proprio per la grande flessibilità che i twinning mi ha consentito di attuare nell'insegnamento, questa grande libertà proprio di creare appunto sulla base di proprio sulla base delle proprie competenze specifiche e utilizzando la propria creatività, appunto, i twinning ti permette proprio di realizzare appunto i tuoi sogni, ecco.
è uno degli aspetti fondamentali dai quali volevo partire. Allora, nella prima parte del mio breve intervento cercherò di mostrare, sulla base della mia esperienza personale, alcune caratteristiche della documentazione digitale, che nella scuola primaria, e non soltanto nella scuola primaria, comunque, perché quello che dico comunque vale non soltanto per la scuola primaria, ma può valere anche per altri ordini di scuola. Diciamo, un insegnante può anche attuare. E nella seconda parte cercherò di farvi anche di farvi entrare appunto a far parte di un discorso che poi potrà anche proseguire diciamo, dopo questo webinar. E mi piacerebbe utilizzare sia gli strumenti messi a disposizione da Simona Bernabei, quindi il documento di Google Online condiviso, che potrebbe essere utilizzato oltre che per fare domande, anche per esporre delle perplessità o anche magari per fare comunque delle osservazioni su possibili anche idee che vi possono venire in mente durante o dopo questo webinar. E quindi cercherò di mettervi a disposizione anche alcuni strumenti che consentono appunto di collaborare tra voi e tra noi e voi. Quindi cerchiamo di collaborare insieme, perché la collaborazione, non dimentichiamolo mai, fa parte proprio integrante, è l'anima di Twinning. Ecco. E senza la collaborazione, la vera collaborazione, e ora vi spiegherò che cosa intendo per vera collaborazione, e con la vera collaborazione è possibile svolgere un vero progetto di Twinning, come già avete avuto modo di vedere nei bellissimi progetti di Sabrina. Allora, praticamente ve lo dico subito, uno di questi strumenti è questo gruppo che è possibile, che chiunque di noi può fondare. Qualsiasi iscritto a D-Twinning può fondare un gruppo. Il gruppo è veramente un bellissimo strumento che è anche molto utile per condividere esperienze, per condividere quindi anche risultati. Mi sentite, Antonietta? Sì, Antonietta, Riccardo, ti mi sentiamo, sentite? puoi andare avanti. Vedete? Ma vedete anche il documento? Riuscite a vedere il documento? Sì, lo vediamo. Non è molto centrato, ma non preoccuparti perché comunque sia ti ascoltiamo. Non ti preoccupare, vai avanti Ok, allora tranquillo. cercherò di condividere. Perfetto. Allora cercherò di condividere anche qui ora nella chat il gruppo, l'indirizzo del gruppo, in modo che chiunque poi può anche iscriversi. Questo è il gruppo eTwinning che ho fondato e che, diciamo, che raccoglie anche documenti, anche un discorso di relazione continua e di collaborazione reciproca continua anche dopo questo seminario. Poi possiamo anche, cioè, attraverso anche questo strumento posso anche fornirvi, veramente sarò molto lieto di fornirvi anche assistenza anche al di là del webinar. Ecco, passiamo poi, vabbè, lasciamo stare le teorie, che comunque sono anche comunque sono anche personali, perché comunque a me personalmente, diciamo che sono servite anche per prendere degli spunti, per poi approfondire certi aspetti da sviluppare in alcuni progetti. Comunque alcuni di questi progetti, alcune di queste teorie che secondo me sono fondamentali, è quella di Rosenthal, la protezione che si adempie, quindi Howard Gardner, le intelligenze multiple, che secondo me vengono anche comunque diciamo sviluppate nei progetti di twinning, appunto nei progetti interdisciplinari, dove vengono proprio coinvolte vari tipi di intelligenze, eccetera, la teoria della complessità di Moran, eccetera. Ora io andrei subito, diciamo, a parlare proprio dell'importanza di questa documentazione digitale delle attività didattiche educative. Ecco, è molto importante ricordarci che l'innovazione nella scuola, per quanto riguarda la scuola italiana, quella diciamo enunciata nel Piano Nazionale della Scuola Digitale, eccetera, non dobbiamo mai dimenticarci come insegnanti che non è fondata sulle mere tecnologie. Detta in altre parole, appunto riprendendo le parole appunto del segretario del Ministero della Pubblica Istruzione che enunciò il Piano Nazionale della Scuola Digitale, per riprendere le parole e fare una parafrasi di quelle parole, praticamente le tecnologie da sole non fanno innovazione. Quindi le TIC da sole non fanno una innovazione, ma occorre qualcosa di più, occorre un uso
educativo, creativo, originale, integrato e collaborativo del Teaching Class, attraverso il quale è possibile conseguire importanti e determinati obiettivi didattico-educativi. Quindi, un vero progetto, un bellissimo progetto di twinning, consente di fare tutto questo in un'unica, diciamo, in modo semplice, ecco, in modo tra virgolette semplice, però chiunque, qualsiasi docente che non abbia anche particolari qualità tecnologiche, competenze tecnologiche, qualsiasi insegnante che non abbia una conoscenza della lingua inglese perfetta, io stesso non avevo una conoscenza della lingua inglese così elevata. E non avevo neanche una conoscenza, diciamo, delle TIC così approfondita, eppure sono riuscito a svolgere progetti e diciamo, a rendere anche, comunque, a condividere anche con altri le mie esperienze, che sono servite poi anche, da quello che mi viene detto anche da molti amici di Twinning, sono serviti anche a migliorare le competenze anche di altri colleghi e colleghe in Europa. Allora, ci sono alcune resistenze che vorrei esprimere prima di tutto, rivolgendomi anche in questo momento anche a chi si sta accingendo ad utilizzare la piattaforma di Twinning e magari trova magari alcune resistenze, alcune, come dire, qualche, magari c'è qualcosa che blocca alcuni docenti, come hanno bloccato me all'inizio durante le prime esperienze di Twinning. Ecco, alcune resistenze potrebbero essere quelle che bloccano il nostro entusiasmo e di conseguenza quello dei nostri alunni. Per esempio, io stesso le ho vissute queste in prima persona all'inizio, soprattutto nei primi anni, e possono anche fare questi timori poi magari fare desistere, no? Dalla partecipazione a progetti di twinning. Il timore del nuovo è di non essere abbastanza abili con le TIC. Come dicevo, le nuove tecnologie dell'educazione, diciamo che devono servirci per raggiungere dei determinati obiettivi, non devono essere il fine ultimo di questo nostro percorso. Quindi noi dobbiamo, secondo me, lasciarci andare un po' anche alla fantasia, alla creatività nell'uso di queste TIC e non lasciarci intimorire anche dalla difficoltà che possiamo avere inizialmente con queste tecnologie. Faccio un esempio pratico, le LIM, per esempio, sono una tecnologia, neanche tra l'altro tra le più diciamo evolute, tra le più e tra le più complesse, eppure possono anche determinare alcune difficoltà inizialmente. Poi c'è anche la consapevolezza di non conoscere mo molto bene la lingua inglese, oppure ci può essere la timidezza nell'aprirci con docenti che non conosciamo. Ecco, tutti questi queste limitazioni, diciamo questi blocchi, tra virgolette, possono crearci appunto delle difficoltà e farci rallentare nel tentativo di collaborare in un progetto di twinning. Possiamo aggiungere a queste preoccupazioni anche quella per le scadenze, diciamo delle attività previste da un progetto. Quindi io riguardo a questo inviterei chi ha, diciamo, il potere, tra virgolette, di creare un progetto, quindi i famosi fondatori di un progetto. Io diciamo, inviterei a rendere flessibili anche queste scadenze, in modo che anche i vari partner delle varie classi possano realizzare diciamo, anche tutte le attività previste dal progetto, appunto, anche fuori dai tempi previsti, ovviamente nei limiti, nei limiti diciamo, accettabili. Poi c'è il timore, ci può essere anche il timore inizialmente. Il timore di non riuscire ad integrare le attività progettuali nel curriculum scolastico. Ecco, questo è un timore molto molto fondato, ben fondato, perché ovviamente tutti noi docenti abbiamo delle ore da svolgere di attività curricolare. Per esempio, io ho diciamo, delle ore di musica, delle ore di matematica, delle ore di scienze da svolgere, e il mio primo timore è quello di rubare del tempo a queste attività. Ecco, io se posso permettermi di dare un consiglio pratico, è quello proprio di non considerarlo un problema questo, perché nel momento in cui noi riusciamo ad integrare, e con i progetti di Twinning riusciamo a farlo, se riusciamo ad integrare le attività del progetto di Twinning all'interno proprio del curriculum scolastico,
noi possiamo appunto evitare il problema di rubare appunto il tempo. È una questione di cambio di mentalità, io credo, principalmente. Penso che principalmente sia proprio un atteggiamento diverso, mentale, che deve portarci a considerare le attività di twinning integrate appunto nel curriculum e non quindi una perdita di tempo, e non attività quindi che si vanno ad aggiungere alle attività curricolari. In questi 10 minuti circa che mi rimangono, io vorrei esporre in maniera molto, molto sintetica e molto pratica, e proprio, vorrei passare proprio alla pratica, dicendo che cosa possiamo fare, come possiamo farlo, e poi passerei da alcuni esempi molto pratici su come è possibile effettuare, realizzare questa documentazione digitale delle attività didattico-educative nella scuola primaria. Però, ripeto, quello che io dico può essere benissimo applicato a tutti gli ordini di scuola, a tutti gli ordini e gradi di scuola. Quindi, ovviamente, può cambiare anche ovviamente il tipo di approccio, possono cambiare i tempi, possono cambiare modalità, però alla fine questi consigli tecnici che posso dare, magari consigli molto pratici che posso dare ora, credo che possano servire a qualsiasi insegnante che si accinge, che si avvicina, ecco, a eTwinning per la prima volta. Allora, io direi che tutto può essere, diciamo, riassunto attraverso 3 domande. Che cosa possiamo documentare? Come possiamo documentarlo e in quali modi e a quale scopo possiamo usare quello che abbiamo documentato. Allora, la prima domanda è cosa possiamo documentare? Cosa possiamo documentare? Allora, la risposta può sembrare, cioè la domanda può sembrare banale, però la risposta è più complessa, perché la domanda cosa possiamo documentare in realtà è una domanda che raccoglie poi che richiede una riflessione su tutto quello che può essere didatticamente, diciamo, valorizzabile e documentabile, appunto. Qualsiasi attività didattica o ed educativa. Possono essere documentate le lezioni svolte in classe, i video incontri svolti, realizzati con altre scuole che partecipano ad un progetto eTwinning. Possono essere documentate anche le comunicazioni con le scuole partner, le lettere, le email, i bigliettini che vengono magari scambiati anche attraverso i social, le gite scolastiche, gli eventi come le uscite didattiche, che possono essere appunto una occasione anche per condividere con altre scuole e altre classi partecipanti ad un progetto eTwinning, e quindi per condividere questi anche percorsi educativo, didattico-educativi. Ogni momento della vita scolastica, non ci dimentichiamo che ogni momento della vita scolastica può essere documentato. Interviste e opinioni di insegnanti, studenti, genitori o qualsiasi altro membro del personale scolastico. A questo proposito ricordo un video che ho realizzato qualche anno fa, intervistando addirittura il personale ATA e le custodi, che hanno parlato del grado di tecnologia, diciamo, di livello tecnologico della nostra scuola. C'erano alcune custodi che avevano una conoscenza della storia della scuola maggiore di quello di noi insegnanti. Allora, molto umilmente, noi abbiamo intervistato questi, io ho intervistato questi queste custodi e altri insegnanti, magari più anziane, che avevano maggiore esperienza, e ne è venuto fuori un bellissimo video che poi è stato utilizzato per realizzare dei corsi anche a livello europeo. E poi preparazione e allestimento di ambienti. Possiamo documentare anche la preparazione e l'allestimento di ambienti. A questo proposito, non ci dimentichiamo che il percorso è fondamentale. Quando noi documentiamo un'attività didattico-educativa, non dobbiamo pensare che, come insegnanti, non dobbiamo pensare che il lavoro debba essere perfetto, che debba essere già realizzato e ultimato. Per esempio, quando abbiamo realizzato un progetto, eTwinning My Yellen Friend, noi abbiamo proprio documentato tutto il percorso per arrivare diciamo, al risultato finale, perché il percorso spesso è più importante proprio del risultato finale. Nel percorso è possibile proprio vedere le scelte svolte, le scelte fatte dagli alunni, è possibile vedere proprio come hanno pensato gli alunni di realizzare quel progetto, e quindi è molto molto importante. Possiamo anche documentare canzoni e melodie create insieme agli alunni o dagli alunni, filastrocche, poesie, eccetera, disegni, cartelloni e poster.
digitali e non. Possiamo utilizzare poi vari strumenti che vedremo nel secondo punto. Possiamo documentare anche libri, testi, quaderni, racconti, storie, poesie, eccetera. Possiamo anche realizzare documentazioni digitali di blog, di siti web, di collegamenti a risorse online. Possiamo documentare eventi, saggi di fine anno, di Natale, spettacoli teatrali, eccetera. Possiamo documentare addirittura abilità e competenze di alunni attraverso video tutorial, fotografie con didascalie, eccetera. Adesso vediamo alcuni esempi brevemente. Allora, qui vediamo alcuni esempi di attività didattiche documentate. Vediamo delle immagini, vediamo dei testi, vediamo testi con immagini, vediamo anche delle fotografie con prodotti realizzati dagli alunni. Abbiamo qui in questo secondo gruppo di esempi abbiamo esempi di documentazione di canzoni e di saggi di Natale o di fine anno. Quindi ci sono dei video, delle presentazioni di canzoni realizzate da varie scuole su vari temi. Quindi abbiamo fatto addirittura foto di video, abbiamo utilizzato quindi degli screenshot per fare delle foto. Qui ci sono interviste, abilità e competenze degli alunni, quindi è possibile fare. Scusate, ecco. Ok, poi ci sono per esempio anche esempi di presentazioni scolastiche che vengono appunto, che possono essere addirittura documentate in vari modi ovviamente. Siti scolastici, possono essere documentati anche i vari siti della scuola, possono essere documentati anche vedete, degli eventi, come per esempio. Possono essere dei saggi di fine anno oppure delle manifestazioni particolari che a scuola possono essere realizzate e molto altro ancora. Ogni evento, per concludere, ogni evento della vita scolastica può essere documentato. È importante, secondo me, lasciarsi trasportare dalla fantasia ed essere sempre pronti a catturare i momenti che possiamo ritenere più importanti durante le attività didattiche e non solo. Nel mio caso mi porto sempre dietro una videocamera a scuola in modo che riesco a, diciamo, a cogliere il momento giusto per poter documentare. Se Simone me lo consente, dedico qualche altro minuto per terminare ecco, questa presentazione. Come possiamo documentarlo? Il come documentare, voi sapete che il BYOD è l'acronimo che significa Bring Your Own Device, che significa porta con te il tuo dispositivo a scuola. Ora, ovviamente questo non è possibile, dipende anche molto dalla legislazione scolastica che consente o meno di fare, utilizzare, dipende ovviamente dall'età, come diceva anche Susi, ovviamente bisogna anche tenere conto delle esperienze, eccetera. Comunque, diciamo che questo dipende anche dall'età degli alunni, ovviamente dicevo anche dalle scuole, dai licei, eccetera, però diciamo che più gli alunni sono capaci di utilizzare le nuove tecnologie e dispositivi, e più facile diventa questa fase della documentazione. Ovviamente tutto deve essere regolamentato, e ci tengo a dirlo sempre, diciamo, deve essere regolamentato da certi atteggiamenti che devono essere comunque sempre molto attenti. Quanto prima occorre sempre l'autorizzazione, ovviamente è inutile, cioè, lo dico per ricordare che occorre sempre l'autorizzazione del dirigente, dei genitori, e ovviamente occorre sempre utilizzare da parte degli insegnanti sempre dei canali sicuri quando andiamo a postare le fotografie per esempio, in uno spazio. Ci tengo a dire che i twinning, diciamo, consente di fare questo in modo del tutto sicuro, perché il twin space, appunto, il twin space che è il cuore proprio del progetto, è il luogo nel quale diciamo, tutte le scuole possono condividere i materiali iconografici, fotografici, eccetera, o semplicemente documenti o altri video, eccetera. È possibile condividere tutto questo materiale didattico, educativo in modo sicuro, perché è un luogo della piattaforma, il Free Space, è un luogo della piattaforma ad accesso riservato ed è molto sicuro.
Poi quello che volevo dire è qui è un uso integrato delle nuove tecnologie. Io suggerisco cioè, come dire, a chi magari a chi desidera essere abbastanza originale, suggerisco di utilizzare, e qui stiamo parlando ancora del come documentare, suggerisco di utilizzare in modo integrato le nuove tecnologie, cioè non utilizzare soltanto uno strumento per svolgere un lavoro, ma utilizzare vari strumenti in modo anche ovviamente in più tempi. Per esempio, realizzare una modifica di una fotografia con PhotoFlexer online e poi magari utilizzare altri strumenti per effettuare altre modifiche in un secondo tempo sulla stessa immagine. Che è venuta fuori dal lavoro, dalle modifiche che noi abbiamo fatto su PhotoFlexer. Questo è solo un esempio per dire, insomma, di cercare di essere più originali possibile nell'uso delle tecnologie e cercare di evitare, magari, più possibile, di realizzare, magari in modo, in modo standardizzato un certo lavoro. Qui io vedo domande, scusate se intanto finisco il lavoro, poi vi rispondo a tutte le domande. Sì, io vedo qui Roberta Signorino che dice che parla delle liberatorie, però le domande per favore intanto mettiamole, scriviamole sul documento postato, come diceva Simona, e poi quando ho finito magari la presentazione poi vi rispondo volentieri, perché in questo momento non ho tanto tempo perché sto rubando del tempo a Simone che è stato molto gentile, che ancora non ha reagito. Diciamo, però io ringrazio Simone per il tempo che mi sta concedendo per poter finire questa relazione. Poi io dico di non usare, cioè vi suggerisco di non usare sempre i software nello stesso modo, quindi utilizzare creatività nell'uso di queste tecnologie. È molto molto importante, forse uno degli aspetti che secondo me è più importante, utilizzare collaborazione e altruismo nell'uso delle nuove tecnologie, quindi usare anche in modo cooperativo le nuove tecnologie. Credo che sia molto molto importante questo. Molto spesso devo dire a questo proposito che anche i progetti che vengono valutati, i progetti di twinning che vengono valutati in occasione della candidatura appunto a premi nazionali ed internazionali, ecco, questi progetti vengono valutati soprattutto e non solo per diciamo anche il livello di collaborazione che è stato raggiunto all'interno di un progetto ed è stato anche documentato. Quindi possiamo anche dire che la flessibilità stimola la libertà, perché poi all'interno di un progetto anche si ci sente più liberi, gli alunni si sentono più liberi quando non hanno delle scadenze troppo, troppo rigide. E allo stesso tempo posso dire sulla base della mia esperienza che la libertà poi alimenta la creatività, perché nel momento in cui insegnanti e alunni si sentono liberi di lavorare, diventano, questo è anche molto naturale, diventano più creativi e quindi si sentono più rilassati e quindi più creativi. La creatività poi genera entusiasmo e l'entusiasmo poi diventa contagioso a livello di classe, a livello di scuola, spesso a livello anche proprio di progetto. Quando avviene questo, avviene veramente una magia, che il progetto diventa un progetto che diventa veramente divertente, diventa un progetto svolto non per raggiungere risultati, non per vincere niente, ma diventa proprio un progetto veramente educativo, nel vero senso della parola, nel quale c'è vera collaborazione altruistica e nella quale l'insegnante condivide, diciamo, in modo comunque anche altruistico le proprie competenze. E la collaborazione amplifica certamente i risultati e le competenze poi di ciascuno e di tutti. E per concludere, vorrei dire, grazie Simona, cerco di concludere con calma. Allora, intanto volevo ripetere che il gruppo al quale siete tutti invitati ad iscrivervi è quello che ho appena scritto grazie Simona. Che ho appena inserito in chat. Ecco, potete liberamente iscrivervi, così possiamo prolungare anche con calma il nostro discorso anche diciamo, nel gruppo. E ora passiamo a, volevo finire dicendo che
Ci sono alcuni, ci sono moltissimi ovviamente esempi. Io questo lo tralascerei perché poi è un mondo quello, è un universo quello diciamo degli strumenti che possiamo utilizzare per documentare le attività didattiche educative. È un universo che poi voi stessi potrete, diciamo in base proprio al vostro tempo, alle vostre competenze personali, eccetera, potrete sicuramente esplorare. E quindi diciamo, terminerei parlando di come possiamo usare la nostra documentazione digitale. È molto importante, secondo me, utilizzare la documentazione digitale, che possono essere video, in particolar modo video, foto o fotografie, ma anche audio, come feedback educativo. Quindi puoi usare la tua documentazione per verificare il raggiungimento di obiettivi educativi specifici. Ecco, all'interno del discorso dell'integrazione dei progetti di twinning nel curriculum, io risponderei alle colleghe o ai colleghi che magari espongono magari, la difficoltà di integrare, appunto, di svolgere, appunto, di integrare le attività di un progetto di twinning nel curriculum, e quindi magari possono dire: ma magari non, ma tu perdi tempo nello svolgere progetti di twinning, che rubi del tempo alle altre materie. Ecco, io risponderei così. Io risponderei che praticamente non diventa una perdita di tempo nel momento in cui noi usiamo la nostra documentazione digitale in vari modi, come feedback educativo, quindi usando la documentazione per verificare il raggiungimento di alcuni o per verificare o per osservare i cambiamenti nel tempo di alcuni parametri. Quindi possiamo utilizzarlo proprio come mezzo per ottenere un feedback, come risorsa educativa stessa, come qualsiasi altra risorsa educativa. Quindi possiamo utilizzare un video tutorial che abbiamo realizzato con i nostri alunni. Per esempio, noi abbiamo fatto, ora non ho il tempo qui per esporlo, ma finisco col dire che praticamente ci sono dei video tutorial che abbiamo realizzato su come costruire un piccolo teatro utilizzando cartone e materiale povero. Ecco, noi abbiamo condiviso questo video, per esempio, con altre scuole nel progetto, è diventato quindi una risorsa educativa anche per altre scuole. Possiamo utilizzare il TwinSpace, il cuore di ogni progetto di twinning, per condividere esperienze, video, commenti e molto altro ancora. Possiamo utilizzare la documentazione didattica educativa come momento motivazionale, quindi anche per motivare gli studenti a migliorare la loro attenzione e documentazione. Per esempio, è ovvio che possiamo proiettare un video come approfondimento di un argomento in corso, oppure per interrompere una lezione che magari abbiamo notato che sta diventando un po' pesante per i nostri alunni perché sono meno attenti. Ovviamente, se ci sono anche, no, questo, scusate, ma questo non ho, questo documento non è attualmente, scusate, non è disponibile. Volevo soltanto concludere ecco, con questo Padlet. C'è questo Padlet del quale vi incollo il link, che potete utilizzare liberamente anche per condividere il proprio materiale o per esporre delle idee, nuove idee. Poi il gruppo ve l'ho già detto, e bene, io ho finito. Grazie a tutti per la vostra attenzione, e per qualsiasi domanda, appunto, e per qualsiasi anche possibilità di approfondimento, io vi invito, appunto, ad utilizzare gli strumenti che vi ho detto, ricapitolando il gruppo eTwinning e il Padlet, che abbiamo utilizzato, che abbiamo qui, del quale abbiamo qui il link, e oltre agli strumenti che Simona ci ha messo molto, molto gentilmente a disposizione. Per me è stata veramente un grande piacere. Grazie a voi, grazie a tutti voi, perché per me è stato molto bello e quasi surreale condividere con voi questo mio entusiasmo, che spero di avervi, penso che vi sia arrivato, insomma, ecco. Spero di averlo condiviso. Grazie a tutti voi e a presto. Allora, Grazie Simone, grazie Simone per il grazie tempo. Riccardo per il tuo intervento. Io passerei la parola rapidamente a Simone perché sono già le 18:10 e se Simone è d'accordo, io gli ultimi 5 minuti li riserverei per rispondere alle domande e soprattutto alla questione dell'utilizzo delle immagini e dei materiali in relazione al GDPR che Roberta
Roberta ci ha scritto a questo proposito, ma è che comunque è una questione di cui tutti siamo, diciamo, di cui tutti, a cui tutti ci interessiamo, perché evidentemente tutti abbiamo a cuore l'utilizzo delle, eventualmente delle immagini dei nostri studenti, che sono, lo ricordo, tutti minorenni, non solo i piccoli, ma anche i molto grandi, e anche quando sono maggiorenni sono comunque, ne siamo comunque responsabili in qualche modo. Passo la parola a Simone senza rubare altro tempo. A te, Simone. Sì, ciao a tutti, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, benissimo, ti sentiamo benissimo. Benissimo, ecco, aspettavo conferma solo per evitare di parlare ancora a lungo senza avere nessuno che sentisse. Bene, sto caricando anch'io la mia brevissima rispetto alle altre presentazioni, nel senso che immaginavo già che Sabrina e Riccardo avrebbero affrontato diciamo i punti più importanti, insomma, soprattutto presentando le loro esperienze, i loro esempi. Sto vedendo, scusate se sta caricando, dovremmo farcela. Quindi adesso io cercherei semplicemente di andare a riassumere un pochino, visto che ho credo a disposizione un quarto d'ora, 20 minuti, se non sbaglio, più o meno, e quindi mi occuperò soprattutto della parte pratica a questo punto, per ricapitolare un poco, perché vedo Anna Maria, vedo nomi di persone che conosco, che so essere i twinner già da tempo, con esperienza, però vedo anche, so che anche l'eventualità che ci siano persone alle prime armi, ai primi progetti, e visto che siamo nel periodo iniziale dell'anno e del momento in cui i progetti appunto partono, possono essere fondati o si può trovare un progetto, allora forse sarebbe bene adesso ricapitolare un momento cosa fare, cosa mettere in cartella per ripartire con un buon ritmo. Allora io mi occupo quest'oggi della scuola secondaria di primo e secondo grado, insegno in un liceo linguistico, però appunto nella formazione che faccio negli ultimi anni in occasione dei seminari, dei twinning e dei webinar, sono sempre a contatto soprattutto con colleghi della secondaria, quindi vedo che i progetti hanno molte caratteristiche comuni e che quindi insomma, si può seguire un fil rouge che possa essere seguito sia per la secondaria di primo grado che per quella di secondo. Bene, che siate dei neofiti o che siate già degli e-twinners, questo è il momento, prima di iniziare un progetto, di porsi delle domande ed eventualmente il momento per un feedback sui progetti dell'anno scorso. Quindi è importante chiedersi cosa mi ha colpito e ritengo importante per il prossimo progetto, oltre ovviamente a chiedermi quanti progetti voglio mettere in pratica, con quali classi. Non è detto che tutte le nostre classi siano adatte ad affrontare un progetto, non è detto che tutte siano motivate a sufficienza o che semplicemente per qualunque tipo di motivo possano essere la classe ideale per partecipare ad un progetto, tipo problemi numerici, problemi legati all'impossibilità di accedere al laboratorio informatico o avere problemi con la LIM in classe. Ecco, a volte la cosa può rallentare il progetto. Allo stesso modo possiamo chiaramente pensare a quale attività si è dimostrata l'ideale l'anno scorso, vincente, soprattutto per coinvolgere i ragazzi. E quale c'è parsa invece negativa? Quali siano stati eventuali problemi legati appunto a problemi eventualmente tecnologici, ai partner trovati, sbagliando si impara anche da quel punto di vista. Può capitare l'esperienza negativa, l'abbiamo scoperto alcuni di noi nel corso dei vari progetti, a volte si perde durante l'anno per motivi vari un partner, quindi è bene imparare anche a riconoscere le caratteristiche
che ci possano dare una certa sicurezza nei colleghi che danno la disponibilità a partecipare a un progetto. Possiamo anche riflettere su come abbia funzionato e se abbia funzionato il lavoro in aula l'anno scorso o nel laboratorio multimediale, le attività all'esterno, se siano state d'aiuto, quanto, come, in modo che possa servire la cosa a riproporle. Questi prassi, questi hanno un'importanza, lo sappiamo, fondamentale, perché in base a quello possiamo veramente capire come e quanto potremmo lavorare. Se l'anno scorso siamo stati appoggiati da dirigente, colleghi, genitori, il tecnico del laboratorio, e se abbiamo visto che effettivamente c'è stato un ritorno dal punto di vista della programmazione, beh, questa è la cosa che può convincerci sicuramente a proseguire anche quest'anno. Quindi come parto? Ho un'idea, la sto cercando. L'ideale è chiaro, se ho un'idea mia personale, la cosa migliore è procedere ad un brainstorming con alunni, con colleghi, se voglio, se ovviamente ho la possibilità di coinvolgerli, anche perché spesso scegliere a priori un tema e proporlo agli alunni non è sempre vincente, talvolta se non li interessa direttamente, se non li convince, c'è il rischio di rallentare il lavoro e di non arrivare a grossi risultati. Esempio, eccoci qua. Perché non puntare sul nostro patrimonio culturale? Non è un'idea che lancio così a caso, ma proprio in riferimento al fatto che, come vedrete sul sito stesso di Twinning, c'è questo banner nuovo che ci ricorda che il 2018 è l'anno del patrimonio culturale. Quindi, insomma, lo sappiamo benissimo, ovunque si stia lavorando in Italia abbiamo qualcosa di importante e di notevole su cui poter lavorare. Ed è una cosa che si può fare a livelli differenti, nella media, nella superiore, per materie differenti, pensiamo alla storia, all'arte. Ci sono veramente varie possibilità. Potrei, parlando di patrimonio culturale, ah, ecco, vedo che non si vede molto bene, approfittare di un eTwinning Plus, per esempio. Sapete che c'è questa possibilità di partecipare a progetti con paesi che non sono paesi europei, ma sono immediatamente confinanti con l'Europa. Ci sono appunto paesi che fanno parte del partenariato orientale, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia e Ucraina, e quelli che fanno parte del partenariato euro-mediterraneo, Tunisia e Giordania, con la novità da 2 giorni a questa parte del Libano che è appena entrato a far parte della nostra rete. La possibilità di pensare ad un progetto Twinning Plus permette effettivamente di ampliare ancora di più i nostri orizzonti, di uscire al di fuori addirittura dall'Europa e di poter intrecciare le nostre tematiche, che siano artistiche, che siano storiche, con tematiche culturali, sempre più importanti oggigiorno nelle nostre classi multiculturali, per far sì che i ragazzi, giovani o meno giovani che siano nelle nostre scuole, imparino ad affrontare il lontano, tra virgolette, che sempre più spesso diventa il vicino, diciamo, e che imparino a capire che queste presunte differenze in realtà sono solo mentali, nella maggior parte dei casi. Bene, quindi come procedo? Teoricamente la cosa migliore è andare direttamente sul nostro live, sull'eTwinning Live, a raggiungere il forum per poter collaborare, e a questo punto al forum, come sapete, ricordo, abbiamo le nostre varie possibilità, le nostre sezioni, posso scegliere l'età degli studenti, posso scegliere un eTwinning Plus, appunto il terzo riquadro a sinistra, in basso, o posso scegliere anche progetti che prevedano un Erasmus Plus come finalità, quindi anche questa è una cosa molto importante. I forum mi permettono appunto di cercare un partner. E qui posso o presentarmi e proporre una mia idea, chiaramente,
cercando di essere molto convincente. Se voglio essere sicuro di trovare un partner di progetto, chiaramente non devo essere vago. Progetto in inglese, progetto in spagnolo, devo dire di cosa voglio parlare. Progetto su argomento. Importantissimo. Oppure posso unirmi ad un progetto di altri, cosa molto più facile, più veloce, spesso molto, molto comoda. L'unione fa la forza. Posso cercare in base a un tema. Immaginiamo che nel consiglio di classe sia deciso che quest'anno si vuole affrontare il tema del bullying, perché ad esempio abbiamo avuto problemi di questo genere. Bene, cerco la parola bullying e troverò sicuramente risultati di progetti in inglese e in italiano. Voglio farlo, vedo che c'è Anna Maria Sganga Forero, se voglio farlo ad esempio in spagnolo, mi prendo la corso e probabilmente usciranno progetti solo in spagnolo se è quella la mia finalità. Quando penso di avere un progetto, bene, informo il consiglio di classe perché a questa cosa ha fatto riferimento Riccardo abbastanza spesso nella sua presentazione. Spesso dobbiamo convincere i nostri, far capire ai nostri stessi colleghi che un progetto di twinning è utile alla classe stessa e ai colleghi stessi. Quindi chiarisco le idee, spiego che non stiamo facendo strani esperimenti come nell'immagine di destra, che non costruiamo navi spaziali. E che non stiamo trasformando i nostri alunni in appartenenti ad una setta tipo Matrix che viaggia attraverso la connessione elettronica. E magari li coinvolgo, quello sarebbe l'ideale, perché il CLIL è una scusa ottima, perché funziona benissimo, una motivazione, no? Per coinvolgere i colleghi e agire in questo. Quindi 23, 18 e 23, concludo. Cosa metto in cartella? Bene. Project-based learning e informo il consiglio di classe perché mi può portare un aiuto dai colleghi, mi può permettere di partire automaticamente sapendo già che accetteranno il fatto che i ragazzi stiano lavorando a gruppi, che trovino in classe materiali dall'ora precedente che devono essere ritirati, insomma a livello organizzativo. Porto il CLIL, ottima possibilità di lavoro sul CLIL. E porto uno sviluppo delle competenze, le competenze comunicative, competenze digitali che spettano a tutti noi, ricordiamocelo, noi insegnanti di lingue, gli insegnanti di materie non linguistiche. Ricordiamoci che l'insegnante di informatica insegna informatica, che è un'altra cosa, non sempre competenze digitali, competenze di cittadinanza, convivenza civile e imparare ad imparare. Il fatto che vi chiedano di fare progetti di twinning da un anno all'altro e il fatto che i tools che usate per i progetti vengano poi proposti ad altri colleghi nelle loro attività quotidiane, beh, anche questo mi pare la dimostrazione che imparare ad imparare, imparo che un determinato programma mi fa lavorare bene in un certo modo, quindi è veramente una possibilità di metacognizione importante. Bene, quindi da questo punto in poi siamo pronti a partire, ci manca solo l'entusiasmo e quindi se avete bisogno di aiuto, ci sono eventualmente gli ambasciatori. Eccoci qua, questo è il mio contatto. 18 e 25 precise. Scusate se mi vanto, ma sono stato bravissimo. Abbiamo 5 minuti per le domande, vero Simona? Sì, Passo la esatto, parola a Simona. Simone. Sì, ci sono. Mi sentite? Mi sentite, Simo? Mi sentite? Io sì, ti sentiamo. Ok. Allora, dunque, ringrazio Simone perché con un po' di rincorsa, ma devo dire veramente in modo efficace, ha riassunto un po' gli strumenti, le idee e i tool essenziali da mettere in cartella per questa ripartenza. Io vorrei un po' tirare le fila velocemente e rispondere almeno alla domanda che mi sembra insomma sia stata anche posta sul file Google che abbiamo messo all'inizio. Il primo punto che volevo sottolineare, sicuramente si è parlato di tante cose, vorrei tirarne fuori almeno due, e cioè il fatto che quantomeno nella scuola secondaria e nella scuola secondaria di secondo grado in particolare, fare CLIL, come prevede la normativa, è in alcune scuole complesso perché non si riesce a trovare personale formato
dal punto di vista linguistico, o comunque c'è personale che si sta formando, ma che non raggiunge quei livelli di competenza che, per quanto con aggiustamenti, il Ministero ha richiesto. Dire che CLIL si può fare con i twinning mi sembra proprio, come dire, il cacio sui maccheroni, no? Cioè, i fichi con il prosciutto, non so, questa è l'ora dell'aperitivo. Quindi, diciamo, sia per gli studenti utilizzare degli strumenti motivanti come possono essere gli strumenti digitali, la progettualità, lavorare per progetti e utilizzare la lingua straniera come lingua veicolare, sia per il docente che si può mettere in gioco utilizzando gli strumenti che i Twinning mette a disposizione sulla piattaforma Twinning in collaborazione con altri docenti. Quindi si aprirebbe il discorso della formazione, dell'autoformazione. Noi siamo qua e stiamo lavorando insieme. Potremmo organizzare eventi live con tutti i colleghi che sono qui questa sera, perché sicuramente ciascuno e tutti loro avrebbero qualcosa di interessante da condividere. Altra cosa che vi dico velocemente, riprendendo il discorso delle competenze digitali, se avete dato uno sguardo e avete familiarità con il quadro di riferimento per le competenze digitali, il DigComp nelle sue varie declinazioni, sapete molto bene che le varie competenze che vengono, diciamo, elencate dal quadro di riferimento europeo sono esattamente qualcosa che nei training si fa e si fa già da tempo, quindi lo sviluppo della correttezza in rete, della creatività, dell'utilizzo della rete in modo consapevole. Quindi i training è comunque uno strumento che diciamo, ha la flessibilità e il rigore dal punto di vista metodologico anche in questo senso. Ultima cosa che vorrei dire è appunto dare non una risposta esaustiva, ma cercare di ragionare insieme e rimandare il discorso anche un approfondimento rispetto al GDPR, quindi alle nuove diciamo, regole rispetto all'utilizzo in ambito di documentazione, dell'utilizzo di foto, video, eccetera. Allora, innanzitutto noi abbiamo interrogato l'unità nazionale, perché la Roberta Signorino ci aveva chiesto, aveva scritto a me nel profilo Twinning e Twinning Toscana, che tra l'altro vi ricordo su Facebook abbiamo anche un canale Twinning su cui verrà anche caricata la registrata di questo webinar e degli altri webinar che noi abbiamo fatto e che faremo. Dunque, la questione mi è stato risposto dall'unità nazionale che Bruxelles no, non sei una stalker, assolutamente no, è che la questione te la sei posta e capisco bene, ce la poniamo anche noi, quindi sarebbe bello anche ragionarci insieme. Ecco, io ho diciamo, scritto all'unità nazionale, mi hanno risposto che Bruxelles ancora non si è espressa, quindi il servizio di supporto europeo e infatti anche a Simone l'hanno chiesto e quindi mi ha rassicurato rispetto al fatto che non appena avranno indicazioni le condivideranno e di stare senz'altro tranquilli che la strada che sceglierà Bruxelles sarà una strada assolutamente rispettosa e conforme al nuovo GDPR. Per quello che mi riguarda, qualcuno forse l'aveva già scritto in chat, mi pare, io credo che per abitudine, intanto io non amo utilizzare immagini degli studenti, io insegno a studenti grandi di liceo, ma non importa, c'è lo stesso problema. Non credo che sia fondamentale mostrare volti e mostrare appunto mostrare i volti dei ragazzi. Si possono scegliere, anzi, potrebbe essere anche un esercizio di creatività strutturando video o immagini in modo da non mostrarli senza necessariamente dover mettere gli smile o senza necessariamente dover scalettare in modo orribile l'immagine con i pixeloni. Quindi, primo. Secondo, non credo, e questo credo che fosse quello che diceva qualcuno di voi,
Credo che sia anche possibile documentare senza necessariamente usare foto e video in modo diverso, ok? Quindi usando Voki, dice Simona, scusa, Simona sono io, dice Roberta, oppure sviluppando la creatività in altro modo. In attesa di indicazioni, so che non vi stiamo dando una risposta, ma non l'abbiamo neanche noi, non ce l'ha data nemmeno l'Unità Nazionale, ma credo che comunque l'utilizzo delle immagini dei minori sia un problema, anche se abbiamo l'autorizzazione dei genitori. Io personalmente non li uso mai i volti, cerco di utilizzare degli strumenti alternativi. Proponevo perché c'era qualcuno sul file che diceva nel caso come si comportano le vostre scuole per gli eventi pubblici, per esempio, sarebbe interessante condividere. Ecco, per esempio, potremmo anche pensare di costituire un gruppo di lavoro o sotto forma di progetto che una volta sentite le indicazioni di eTwinning, che poi saranno sicuramente indicazioni, diciamo, condivisibili anche in altre piattaforme, in altri ambiti, un gruppo che potesse lavorare su questo per creare un kit di buone regole condiviso a seconda di tutte le età. Potrebbe essere una sorta di kit in verticale. A me piacerebbe molto, se qualcuno fosse interessato, noi siamo raggiungibili sulla piattaforma eTwinning, su Facebook eTwinning Toscana e poi insomma anche via mail. Il contatto di eTwinning Toscana è eTwinning Toscana tutto di seguito @gmail.com. Io non so se credo che il tempo sia scaduto, abbiamo sforato. Io saluterei tutti quanti, passerei la parola brevemente a tutti e tre i relatori per un saluto e poi riprendo la palla io e saluto e concludo. Iniziamo dalla Sabrina. Ok, ciao, grazie delle tantissime idee al solito che avete dato, che ci avete proposto, Riccardo, Simone, siete grandi, grazie, grazie. E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie, Simona. Grazie a te Sabrina, complimenti e grazie ancora per il tuo intervento e per il tuo tempo. Passerei la parola a Riccardo per un saluto. Ciao a tutti e viva eTwinning perché ci fa sentire una grande famiglia, ci fa sentire di essere veramente una grande famiglia unita, nella quale veramente, poter crescere tutti insieme attraverso lo scambio veramente di entusiasmo, non solo di competenze, veramente, uno scambio veramente di tantissime, veramente di tanto, tanto, tanto. E veramente ogni giorno c'è sempre qualcosa da imparare. Grazie Simona, grazie veramente a tutti, grazie Sabrina, grazie Simone e grazie a tutti i partecipanti a questo webinar. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao. E passerei la palla infine a Simone. Anch'io ringrazio tutti, è stato un piacere, restate in contatto, ci sentiremo presto per altri incontri online e in presenza. Grazie a tutti, grazie Sabrina, Riccardo, Simona, soprattutto paziente come sempre. E buona serata a tutti. Ciao. Grazie mille a voi, io vi ricordo i nostri eventi in presenza il 16 ottobre, 16 ottobre pomeriggio al Liceo Montale di Pontedera, il 5 di novembre a Prato al Liceo Copernico appunto di Prato e il 15 novembre l'evento conclusivo a Grosseto, sarete tutti quanti, avrete notizie su eTwinning Toscana, Facebook e speriamo che vi arrivi anche a scuola la nota. Per poter la comunicazione, insomma, per poter partecipare. Ricordo infine i nostri due webinar che sono il 25 ottobre con Emma Pietrafesa, che è una ricercatrice dell'INPS e si parlerà di utilizzo consapevole della rete, un tema molto interessante e lei devo dire ha scritto e se ne occupa con grande professionalità. E il giorno 12 di novembre il webinar pre-Grosseto. Poi ci saranno altre sorprese, quindi rimanete in contatto con noi, ringraziamo tutti quanti, continuate a scriverci se avete dubbi, ma soprattutto se volete lavorare insieme a noi, se volete
parlare con noi. Noi siamo contentissimi e vi ringraziamo naturalmente. Allora, Sabrina ci chiede come si chiama il webinar, sulla sicurezza in rete. Si chiama, L'uso consapevole della rete. Io ancora non ho creato l'evento, quindi lo creerò nei prossimi giorni appena avrò conferma dalla Emma Pietrafesa della data. Appena lo avrò creato, lo pubblicizzerò su Facebook, la pagina Training Toscana. Allora, un caro saluto a tutti, buona cena, buon aperitivo e buone training. A presto.